dare la possibilità a tutte le menti del mondo di poter realizzare la loro creatività. Qualsiasi creativo è attratto dalla bellezza dei minerali e delle forme che noi riusciamo a realizzare. Questa tecnologia può innovare in un modo rivoluzionario. Può dare forma, bellezza estetica, prestazioni. La tecnologia permette di produrre forme di qualsiasi tipo, forme complesse che non potrebbero essere prodotte con le tecnologie tradizionali. La tecnologia a letto di polvere è molto più complessa di quella ad estrusione, ma ti offre le maggiori possibilità a livello estetico, a livello di forma, a livello anche di prestazione dei materiali. Nel momento in cui si comunicano delle tecnologie come queste, è importante riuscire a trasmettere come funziona e perché funziona così. C'è un letto di materiale, su questo letto viene disegnata la forma attivando selettivamente solo le parti che devono consolidare. Il pezzo cresce all'interno, diciamo, di un volume di polvere che lo autosostiene. Puoi controllare i materiali con cui stampi nel millimetro. I materiali che noi utilizziamo sono naturali, pietra, marmo. Le aziende che utilizzano questi materiali non hanno modo di utilizzare questi pezzi così piccoli. Scarti di cava, li chiamiamo scarti, di marmi pregiati. Noi li prendiamo questi, li riduciamo in granuli e per noi sono il nostro oro, i nostri materiali primari. Per noi non è scarto, ma anche elegante, che è la cosa più importante. Noi usiamo leganti naturali inorganici, che abbiamo brevettato assieme al processo di produzione. Utilizziamo diverse formule di leganti e nelle loro composizioni ci sono tutti quanti i prodotti che vengono direttamente dalla natura, nessun processo di sintesi dietro. Non vengono usati composti chimici, questo fa sì che il prodotto finale sia completamente ecologico. Per abbassare ancora di più l'impatto ambientale della nuova tecnologia, noi abbiamo pensato di far utilizzare ai nostri clienti qualsiasi tipo di minerale che possa essere il più vicino possibile al luogo in cui devono essere stampati gli oggetti con le nostre macchine. I nostri leganti saranno ottimizzati in funzione delle caratteristiche fisico-chimiche che hanno i minerali del posto. Le nostre macchine sono facilissime da utilizzare. È sufficiente inviare il file alla macchina e poi basta solo esclusivamente premere un pulsante. La macchina si ferma quando gli oggetti sono finiti e poi basta solamente di sotterrare e il lavoro è fatto. Nasce l'idea di fondare Desamanera come startup innovativa. Entriamo proprio nel mondo della produzione di stampanti 3D. Abbiamo iniziato imparando perché è un mondo completamente nuovo. Abbiamo iniziato a sviluppare le macchine. Abbiamo realizzato le macchine. Desamanera oggi produce con competenze interne all'azienda. Abbiamo un team di ingegneri di materiali, ingegneri meccanici che si occupano della ricerca e dello sviluppo. Ho capito immediatamente l'entusiasmo e la competenza che c'era dietro queste persone e mi sono innamorato del progetto. Da lì è partita una collaborazione che ci ha portato a sviluppare nuovi materiali, nuovi leganti. Il nostro contributo sta nell'argomentare perché una miscela di stampa funziona meglio rispetto ad un'altra, che cosa cambia e quale può essere più adatta per andare a produrre un certo oggetto. Per fare questo utilizziamo diversi processi di caratterizzazione sia prima della stampa che dopo la stampa per verificare che le proprietà meccaniche siano soddisfacenti, che la porosità finale del pezzo sia soddisfacente. Si è realizzato finalmente dopo anni nel territorio un progetto che per noi è un po' un fiore all'occhiello. Progetto chiamato Admin 4D, nel quale vengono introdotti dei sensori all'interno sia delle macchine di stampa ma anche dei pezzi stampati, sensori che saranno in grado di interagire con l'ambiente circostante. Entrare nell'Industry 4.0 e sensorizzare non solo la produzione ma anche il prodotto finito. Le informazioni provenienti dai sensori saranno trasmesse ad un server a distanza di centinaia di chilometri. Oggetti innovativi che interagiscono con l'ambiente, trasferiscono dati e questi dati poi vengono messi a disposizione. Vogliamo portare anche in settori merceologici tradizionali innovazioni distruttive che cambiano veramente il paradigma. La personalizzazione può essere incredibile. La personalizzazione di massa, poter realizzare un oggetto come lo si vuole, anche solo uno, allo stesso costo di una produzione che ad oggi è di serie. Le nostre tecnologie sono già pronte per poter lavorare in 20 settori merceologici.
settori diversi tra di loro. Da un lato le industrie che acquistano le nostre stampanti, dall'altro i creativi, dal designer all'architetto all'artista, che richiedono i nostri servizi. E ognuno potrebbe avere dei vantaggi diversi dall'utilizzo di questa tecnologia. Con questi materiali nanostrutturati che possono essere introdotti nella miscela di stampa è possibile, per esempio, ridurre gli inquinanti che sono presenti nell'atmosfera, per cui potenzialmente questi oggetti stampati messi all'esterno possono anche contribuire a migliorare la qualità della vita da questo punto di vista. Ci sono degli algoritmi che calcolano matematicamente una forma di un oggetto. È un oggetto d'arte, però è calcolato con la matematica. La cosa più bella di tutto questo è che noi riusciamo a stamparle. Noi ci stiamo preparando per il settore delle costruzioni. Massimo 2 anni avremo la possibilità di fare anche la nostra proposta al mercato e sarà una grossa sorpresa. Desamanera è a servizio delle aziende, dei designer, degli architetti per sviluppare insieme a loro prodotti che utilizzino queste nuove tecnologie. Tra 10 anni la manifattura additiva penetrerà qualsiasi settore produttivo. E questa è la stampa, poi c'è tutta la parte di finitura realizzata anche con tecniche artigianali che noi chiamiamo pelle di marmo. Ed è un altro modo innovativo e distruttivo di pensare l'utilizzo di determinati materiali. Pelle di marmo è una finitura superficiale molto particolare perché è artigianale. Pelle di marmo è nata per un'esigenza forte che si sentiva riuscire a dare colori agli oggetti che noi stampavamo. L'estetica è la prima cosa che si vede. La pelle di marmo ha anche una grande potenzialità dal punto di vista prestazionale. Questa è sabbia del Po, e poi è rivestita, è stampata e ha la pelle di marmo. Un processo che ti permetta di rivestire superfici e forme di qualsiasi tipo è di nuovo qualcosa che non c'è. Finora abbiamo investito molto sul prodotto e abbiamo fatto relativamente poco marketing commerciale e comunicazione. Adesso bisogna però dire che ci siamo e spiegare direttamente ai nostri clienti quali sono tutti i benefici che trarranno dall'utilizzo delle nostre tecnologie e sistemi di produzione. Noi facciamo questa campagna di equity crowdfunding per accelerare i processi di crescita. Investiremo nell'area commerciale, nella comunicazione e nello sviluppo della tecnologia. Le nostre macchine possono andare in settori che non hanno mai innovato. Questa cosa crea molta sorpresa. Com'è possibile? Eppure si può. C'è tantissimo da cercare, da fare, da innovare, da scoprire come funziona e come deve funzionare. È rivoluzionaria, noi ad oggi siamo all'1% dell'applicazione che può avere questa tecnologia. La semplicità di realizzazione, la produzione in grandi dimensioni, l'utilizzo dei minerali che altri scartano, il rispetto della natura e dell'ambiente sono il terreno su cui noi abbiamo fondato Desamanera. E un'azienda è l'imprenditore. L'azienda è la visione dell'imprenditore. Senza quella visione, senza quella passione, un'impresa non sarà mai la grande impresa. Sicuramente Antonino è una persona che garantisce che in Desamanera questa spinta c'è. In calabrese Desamanera vuol dire così. Noi facciamo così, in questo modo.